Stiamo montando tutte le sedie. Le carriole per questa mostra di Rose. Sto levigando tutto il bordo dei pallets. Lucidando questa base. Torno a fare il pre-meeting dopo forse 18 anni, ci si incontra senza essersi mai visti a qualunque età e in 3 secondi si è squadra e si costruisce. Lo senti ancora più tuo e ti senti parte di una cosa che è grande, ma se riesci a costruire neanche un pezzettino piccolo, per te che la fai diventa ancora più importante. Spiegando la mostra intitolata Dire Io. Sono qui come fotografo. Fundraising con il Donaora. Servizio d'ordine tra i volontari del meeting. Posto dove mi sento sempre a casa, mi sento sempre a mio agio. Che è proprio bello fare comunque qualcosa di utile, cioè qua è incredibile vedere tutti come si mettono in gioco. Si diverte tantissimo, si conoscono tantissime persone. E per me non c'è cosa più bella che poter raccontare alla gente che cosa mi appassiona. Visto che il meeting mi ha dato tantissimo, volevo provare a dare qualcosa anch'io. È stupefacente per bellezza, per energia, per pienezza e per ricchezza di contenuti. È proprio sempre molto forte il desiderio, se posso, di costruirlo, no? Cioè perché è bello per me, perché dà qualcosa a me, allora cioè uno desidera contribuire, no? Esserne parte. Il coraggio di dire io vuol dire il coraggio di dire io insieme a qualcun altro, perché da soli sarebbe veramente più difficile. Il meeting non lo ferma niente, non lo ferma neanche il Covid.